Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, 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 Emanuele. Troppo piccolo per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo.
prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre. Lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In questa notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erba amara. Ecco, in quel modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale, così farò giustizia di tutti i dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Tuo cale sia, Signore, e dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono il tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Parola di Dio. Prima della festa di Pasqua,
Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo il cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi né terra. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. E quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore.
quando sarà finito. E sappiamo che quando il sacerdote dice le parole sopra il pane e sopra il vino, non è più pane, perché il corpo e sangue di Gesù. Quanti segni a questo proposito portiamo nell'amore del mondo, nella storia? L'ultimo lo saputo l'altro giorno, forse perché era dall'America Latina. Un gruppo di giovani, non era quello più momento, davano avanti un'adorazione all'ostia e l'ostia cominciò a sanguinare. Il vescovo intervenne, hanno analizzato tra l'altro il sangue e lo trovavano come viene riscontrato il sangue della sindrome, il sangue di Gesù. Ma quante volte durante la storia abbiamo avuto questi segni che Gesù è veramente presente, è Lui. Ricordate anche il miracolo di Mosè nel 300, nel 300. Il sacerdote tra l'altro che dubitava, perché diceva: sarà proprio vero che quando gli dico queste parole non è più pane ma è veramente Gesù che è qua. E l'ostia che aveva in mano cominciò a sanguinare. Un'altra volta l'ho riuscito ancora, se davvero un bambino, io ho avuto la fortuna di stare in questa chiesa quella volta. E un bambino vicino a me dice: mamma, il sacerdote non ha in mano l'olio, ha in mano un braccio, in mano un bambino. Lui nella sua innocenza, lui nella sua fede semplice, non aveva più visto l'olio, aveva visto un bambino nelle mani del sacerdote, dopo le parole della E Gesù si affida a noi, si mette nelle nostre mani. Come si tratta un bambino piccolo quando lo avete in mano? Non si fa attenzione? Si guida bene perché anche è delicato, si deve fare di mano. Oppure che fa un movimento brusco, non si scappa di mano, si cade per terra. Questo lo sanno bene le mamme e anche il papà. Eppure noi tante volte non facciamo questa stessa attenzione verso Gesù che è per noi. Come ci prepariamo insieme? Come purifichiamo il nostro cuore? Però direi anche un'altra cosa, permettetemi. Altre volte siamo soluti sicuri. Perché diciamo, quando mi sono confessato il sacramento c'è questo piccolo peccato, non posso ricevere Gesù. Non lo pensate tante volte. E all'inizio della messa, l'atto confessionale, a cosa serve? Cosa dice il sacerdote dopo che si è cantato con l'atto penitenziale, che si è detto io confesso? Quali sono le parole? Dio onnipotente abbia perdoni, ecco lì, sono perdonati i nostri peccati lievi, non quelli nostri, quelli lievi. E poi, chi ha necessità di un cibo? Colui che ha fame, colui che lavora, colui che deve recuperare le forze. E poi Gesù ha detto stesso, non sono venuto per i giusti, ma per? Per? E siamo noi, che tante volte purtroppo abbiamo bisogno di lui. Di vita e senza di lui non possiamo vivere, non possiamo camminare. Se non mangiamo questo pane di vita per la vita eterna, non ce la facciamo da soli. Gesù lo sapeva bene, per quello si è dato come pane. E l'ha detto: fatelo, fate questo in memoria di me. E guardate come è buono Gesù. Non è che domando una chiesa tutta, ma lo guardi, lo guardi. Ecco, adesso vado a domandare un po' male. Anche in una povera capanna, anche su una pietra, anche su una tavola di bambù, una chiesa di terra, non dice: ah no, te lo vedo nel posto giusto.
nella nostra realtà che è di bisogno di lui, ammalato di lui. Dovremmo essere sempre ammalati di Gesù, perché lui ci dà questo pane di vita, questo pane che ci dà la forza di camminare, questa forza di diventare figli di Dio, di diventare popolo di Dio, di superare tante disperazioni, perché lui ci ricostruisce l'unità. E allora ringraziamo questa sera, poi dopo la Santa Messa della vostra Mezzogiorno, che hanno imparato bene. Non è obbligo a nessuno, però invito tutti a passare prima dei momenti davanti a Gesù e ringraziarlo. Anche per la mia parola, tante sorprese sono state fatte nella storia. Tante volte i plagi hanno messo le notizie che mi hanno buttato per terra, mi hanno buttato le ossa e altre robe che ne meglio non dire. Ma anche noi tante volte, quante volte andiamo a ricevere Gesù, magari col pensiero da altre parti, non pensando, parlando con quello che sta vicino, non preparando il nostro cuore. Sempre con la gioia, perché il Signore è con noi. Perché
lo spirito di servizio, nello spirito di aiutarci gli uni e di volerci bene. Gli apostoli pregano. Thank you.
Comprendere questi doni ci aiuta a interpretare la vita con il mistero che celebriamo. Con fede diciamo, ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, Signore. Per tutti i sacerdoti, perché vivano il mistero e la loro vita in intima unione con Cristo Maestro e Pastore delle nostre anime, preghiamo. Per i giovani in ricerca, perché il Signore susciti nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, preghiamo. Per la nostra comunità, perché nella messa domenicale, nella quale si rinnova il memoriale della Pasqua, sappia creare un autentico clima di fede, preghiamo. Signore Gesù, prima di ritornare al Padre, hai voluto lasciarci il memoriale della tua morte e risurrezione, suprema espressione del tuo amore. Fanne che ne prendiamo sempre più coscienza per risponderti con fede e amore sincero, così che diventiamo anche noi offerta alla vita al Padre Celeste che vive e regna per tutti i secoli e i secoli. Qui davanti a noi abbiamo questo cibo che ci accompagna nel nostro cammino. Abbiamo delle donne che ce ne miracoliscono, che abbiamo ricevuto ieri sera in cattedrale, l'olio a pesce, l'olio per il verde e l'olio per il pesce. Il Signore ha proprio pensato a tutto. Allora, ci piace. Sia nuova forza e nuova gioia per noi.